Dal salotto televisivo a quella a cielo aperto dell'estate romana, i Diana Lu al secolo Diana Mingarelli e Luca Pignalberi presentano il loro nuovo video Say Something nell'ambito della manifestazione lungo il Tevere Roma. Sul palco, oltre al duo musicale reduce dai successi di Berlino, anche i protagonisti del video, tra cui l'attore Romano Talevi e il produttore Venanzio Marsili. Say Something è l'incontro tra la libertà della street musica e l'elettronica dei club berlinesi. Un'esortazione a non giudicare gli altri con il solo scopo di soffocare il diverso, ma a sforzarsi di trovare la propria strada e ad avere il coraggio di percorrerla e assecondarla. Il videoclip è tutto, noi siamo la maggior parte del tempo siamo dietro uno schermo, quindi praticamente è un po' la metafora della società odierna, che tutto avviene da dietro uno schermo e questo schermo decide che cosa va di moda, che cosa indossare, che cosa amare, che cosa odiare, e a un certo punto da questo meccanismo noi nel videoclip ci ribelliamo, e la rivoluzione, che poi non è nient'altro che rimanere se stessi, rimanere integri e rimanere esseri umani. È stato girato in una stanza che si chiama Green Screen Box, e in una giornata abbiamo girato vari cambi io e Luca di abiti, quindi avevamo una costumista, una truccatrice che curava ogni dettaglio lì sul set, e giravamo dietro questo green screen che poi è diventato quello, e in un altro momento ha registrato l'attore Romano Talevi la sua parte. Un periodo estremamente creativo per i due musicisti, che tra qualche mese presenteranno il primo film a cui hanno preso parte curandone la colonna sonora. Il 25 ottobre verrà rilasciato il film Terapia di coppia per amanti, nel quale abbiamo partecipato alla colonna sonora con 4 brani originali, dove saremo anche attori nel film, saremo la band del protagonista Pietro Sermonti. Un viaggio che continua e che ha fatto tappa anche qui a Roma.